Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Sì, buongiorno a tutti. No, per le coincidenze, lì Peter, che saluto, ne sa anche quanto me. Cioè, qualche anno fa, quando è stato arrestato Leo Luca Bagarella, è stato arrestato in centro a Palermo, aveva il covo nel pieno centro di Palermo, e indovinate, a 200 metri dall'abitazione di due importanti magistrati che avevano anche la scorta ogni giorno di sotto casa. Quindi diciamo questa cosa vorrei evocare, diciamo, scusatemi, giusto perché voi non c'eravate lunedì. La frase che mi ha detto Lirio lunedì mattina è stata: l'unica cosa che mi sorprende è stata la pioggia a Palermo, ha detto lui lunedì mattina quando si parlava di questa cosa abbastanza incredibile che sto signore girava per il centro di Palermo. Prego Lirio. E quindi adesso Matteo Messina Denaro si trova per la prima volta in carcere, è arrivato 48 ore fa nel carcere dell'Aquila, 60 anni, 30 anni di latitanza, non ha mai vissuto il carcere, né mai stato sfiorato. Che cosa è avvenuto? Adesso si trova a vivere... Ha detto sono incensurato, no Lirio? Con una certa ironia. Rispetto alle immagini che abbiamo visto girate a Palermo, è arrivato in carcere a mezzanotte, tonico, frizzante, ironico, vestito con abiti di marca griffati e un fisico palestrato, diciamo, come se avesse ogni giorno frequentato una palestra. E alle domande che gli sono state poste all'inizio, diciamo, quando entri in una struttura carceraria e devi essere registrato, se aveva precedenti penali, ha detto che era incensurato. Cioè, stamattina mi hanno arrestato, adesso sono qua, ma non ce l'abbiamo avuto... quell'audio perché secondo me il tono proprio con cui dice chi è già è interessante. Sentiamolo un momento. Come ti chiami? L'ho detto. Come ti chiami? L'ho detto. Matteo Messina Denaro. Come ti chiami? L'ho detto. Come ti chiami? L'ho detto. Matteo Messina Denaro. L'ho detto. Sì, diciamo, l'ho detto, e lui anche in maniera molto più frizzante. Erano passate quasi 14 ore dal suo arresto e ha ironizzato su ogni domanda che è stata posta sulla sua anagrafica, compreso anche il fatto, diciamo, se la sua famiglia, diciamo, come è composta la sua famiglia. Ho detto: di quale famiglia parlate? Cioè, come voler alludere alla famiglia mafiosa. E poi ha detto: no, la sua famiglia, i suoi parenti hanno dei precedenti, ma qualcuno, certo, c'ha la sorella in carcere, i fratelli in carcere, i nipoti in carcere, cioè il papà è un grande mafioso che è morto in latitanza. Immaginate bene questo come si è affrontato. Ma le ore successive che hanno raccontato che sono è di una sua solitudine in cella. Il fatto stesso che lui forse non era abituato a stare in solitudine, ma a parlare, a vivere in mezzo alla gente, tanto che non ha mai acceso la TV. Loro hanno a disposizione una TV, possono accenderla quando vogliono e come vogliono, non l'ha mai accesa né per la curiosità di capire cosa stanno dicendo di me, come mi stanno raccontando, e passa molte ore seduto sul letto con la testa fra le mani, osservando un punto davanti a sé, immaginario, nel vuoto, e non è nell'ora d'aria che viene concessa ai detenuti. Quando ha chiesto con chi andava a passeggio, nelle sue condizioni, un 41 bis, in condizione di isolamento, ha detto che non ci sarà nessuno, ha preferito rimanere in cella ancora a riflettere e a stare lì in silenzio, e ha detto: ditemi quello che devo fare, io lo faccio, sono qui. Ecco, in buona sostanza si presenta davanti alle persone in divisa con ironia, risponde con ironia. Tra l'altro, scusa Lirio, ho letto dal tuo pezzo che dici che gli hanno chiesto se avesse una residenza, ha detto: no, non risiedo da nessuna parte, non ho una residenza. Sì, no, ha detto sorridente, ma cioè, non ho nessuna nessun luogo da indicare, quindi diciamo è un po' così. In realtà sono entrati nel covo, come sappiamo, invece, no? Sì. E nel covo hanno trovato tutta una serie di cose, una serie di particolari. Naturalmente ognuno di questi particolari, in questo dettaglio, è importante per gli inquirenti, perché può portare, ci fosse pare Viagra, preservativi, cioè aveva anche una vita, come dire, di relazioni. Sì, medici che lo hanno visitato, che ieri mattina è stato visitato da un'equipe di medici della ASL
della regione, perché sarà sottoposto poi alle cure mediche, perché diciamo, le sue condizioni di salute appunto sono quelle che appunto di uno che ha un tumore, ma comunque il suo fisico è stato trovato in perfetta forma, palestrato, muscoli tonici, gli addominali. Appunto, come ripetevo prima, è uno che sembra aver curato bene anche il proprio fisico durante la latitanza. Nonostante sia molto malato, perché in tutto questo...